nell'Alghero TG Express di oggi. Questa sera riunione del Consiglio Comunale. Igiene urbana, il capitolato Ciclat non convince Confcommercio. Calcio, Bene Olmedo, Audax e Trezeguet, Maristella KO. Basket a 2, Mercedes sconfitta a domicilio. Rugby, vittoria con bonus per l'amatore Alghero. Sigla e poi iniziamo con l'Alghero TG Express. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Questa sera torna in aula il Consiglio Comunale di Alghero. Dopo il niente di fatto di sabato mattina, oggi alle 18 in seconda convocazione, basteranno 8 consiglieri presenti perché la seduta sia valida. Lo stesso sindaco Mario Bruno ha riconosciuto come l'attività consiliare sia rallentata da una crisi in atto da mesi, ma allo stato attuale non si vede una luce in fondo a questo tunnel. Il capitolato Ciclat non convince Confcommercio. Non piacciono le nuove frequenze del ritiro dei rifiuti differenziati per le attività commerciali. Il presidente Massimo Cadeddu, dopo la riunione di giovedì, chiede una proroga del servizio per aprire un tavolo dove si possa studiare una nuova turnazione, un modo per ottimizzare il servizio senza pesare né sulla Tari né sul capitolato stesso. Ed apriamo la pagina sportiva parlando di calcio. Buon esordio casalingo per l'Olmedo, che batte 2-0 l'Atletico Bono con le reti di Coco e Carboni nel girone D di prima categoria. Nel girone L di seconda, 6-0 del Trezeguet sul Mores, con tripletta di Frau, rigore di Mulas, reti di China e Canessa. 3-0 dell'Audax sul Padria, gol di Silano, Soggio e Quattogno. Sconfitta di misura invece per il Maristella a Campanedda. Basket, sconfitta casalinga per la Mercedes Alghero nella seconda giornata del girone sud del campionato nazionale di Serie A2 femminile. La squadra alghese ha ceduto 46-93 contro San Giovanni Valdarno. Coach Cao ha dovuto rinunciare subito ad Azzellini, Abella e Solinas e dopo pochi minuti anche alla lunga Ceccanti per infortunio. Da quel momento le più esperte avversarie hanno dilagato. Bene invece l'Under 18 che sbanca il parquet della Virtus Cagliari di 42-54. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Via Vittorio Emanuele. Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. E chiudiamo con il rugby. Seconda vittoria stagionale per l'amatore Alghero, che a Maria Pia ha superato l'amatore in Union Milano con un eloquente 38-0, che vale 5 punti buoni per la classifica del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby. Per gli alghesi, 2 metri di Fernandes e una di Bortolussi e Pesapane, più una tecnica. A questi si sono aggiunte 5 trasformazioni e un piazzato di Anversa. Sentiamo le interviste a Federico Fernandes, Roberto Bombagi e Raffaele Madeddu. Sono contento per la partita che abbiamo fatto con tutta la squadra, abbiamo fatto il nostro obiettivo, ma ancora dobbiamo allenare un paio di cose che abbiamo sbagliato, ma questo appena comincia, abbiamo tutta la stazione per correggere tutti gli errori. Sicuramente è stata una buona partita sotto il punto di vista dell'attitudine. Purtroppo abbiamo fatto molti errori, abbiamo buttato via 3-4 mete che erano già segnate, ma stiamo a testa alta, continuiamo a lavorare. Martedì, come ci ha già detto Ramiro, si torna in campo e si dà il massimo per andare a vincere alla prossima. Abbiamo incominciato bene, abbiamo vinto, l'importante era questo, prendere 5 punti qua in casa nostra dove siamo imbattuti da molte partite. E niente, a livello tecnico e anche atletico ci siamo comportati bene, abbiamo risposto bene con le gambe e col corpo,
peccato per le tante mete mancate, per i nostri errori, però ci siamo, abbiamo vinto e andiamo alla prossima con la testa alta fuori casa e cerchiamo di portare anche i 5 punti a casa anche per quella partita. E questa era l'ultima notizia per l'edizione di oggi dell'Alghero TG Express. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!